Bentrovati alla prima puntata di Fondazioni in Dialogo, il nuovo appuntamento di Vontobel Wealth Management che esplora il mondo delle fondazioni di famiglia e della filantropia. Una rubrica che nasce da un'iniziativa partita qualche mese fa proprio da Vontobel, da sempre vicina ai temi della responsabilità sociale. Nei prossimi mesi condivideremo con voi esperienze, strategie, ma soprattutto consigli pratici per tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere percorsi filantropici. Ospite di questa prima puntata è Lucia Martina, da oltre 25 anni attiva in progetti per fondazioni in ambito filantropico. Ben trovata. Grazie, è un piacere essere qui per parlare con voi di filantropia e di fondazioni oggi. È un piacere nostro averla qui ospite. Lucia, le fondazioni di famiglia rappresentano un ponte tra il desiderio di fare del bene e l'effettiva realizzazione di progetti in grado di generare cambiamenti duraturi. Attraverso il loro impegno, famiglie, filantropi, investitori hanno l'opportunità di lasciare un'impronta nel tessuto sociale, culturale ed economico delle comunità. Ma partiamo dalle basi. Quali sono le motivazioni che portano a costituire una fondazione di famiglia? Bene, le motivazioni che portano a costituire una fondazione di famiglia possono essere diverse ed è molto importante attenzionarle fin dall'inizio, perché costituiscono la base e danno la regia di quella che poi sarà la strategia di questa fondazione. Possiamo sicuramente analizzarne alcune che sono tra le principali che normalmente portano le famiglie a pensare di costituire una propria fondazione. Sicuramente in primis c'è un tema di trasmissione di valori, di andare quindi a costituire un veicolo, un contenitore nei quali i valori della propria famiglia si possano tramandare di generazione in generazione e soprattutto dare continuità a quello che ovviamente sono i desiderata e lo spirito di iniziare a intervenire nell'ambito del sociale. Quindi il tema valoriale è sicuramente alla base e va poi però arricchito da altre considerazioni che portano poi a decidere come creare questa fondazione. In molti casi, infatti, sappiamo tutti che la famiglia può essere anche una famiglia imprenditoriale e che quindi è ancora attiva con la propria impresa, con la propria azienda, e si deve quindi porre il tema se questa fondazione a cui sta cercando di dare vita voglia essere incardinata più in un disegno prettamente familiare. E quindi, per farci un esempio, anche lo stesso nome di questa fondazione potrebbe essere un nome molto legato magari alla famiglia o ovviamente a quelli che sono dei membri di questa famiglia, o se invece la si voglia più incardinare in un disegno anche aziendale, di business, e quindi magari dargli anche lo stesso nome dell'azienda, ma soprattutto coinvolgere poi la stessa azienda, quali ad esempio i dipendenti o le altre persone ovviamente vicine rispetto a questo disegno. Quindi creare un unico, diciamo, un fil rouge fra quella che è l'intenzione e l'impresa. Esatto, e soprattutto un aspetto sicuramente rilevante da considerare nel momento in cui si pensa se questa fondazione debba rappresentare e anche essere appunto incardinata all'interno del business, è quelle che possono essere dei vantaggi che la fondazione dà ovviamente in termini reputazionali. Ovviamente la fondazione costituisce solidità, dà solidità anche all'azienda, e soprattutto parlando con figure HR manager di aziende, quello che ormai è conclamato è che la presenza di una fondazione all'interno di un'azienda, sia essa anche un'azienda familiare, trasmette ovviamente grande solidità e soprattutto sguardo verso il futuro. Un'altra considerazione sicuramente che si deve porre la famiglia e i membri della famiglia è se la creazione di questa fondazione, chiamiamola appunto di famiglia, debba magari essere costituita all'interno di quelle che vengono chiamate delle fondazioni ombrello, ovvero delle realtà in grado di supportare poi nella gestione operativa. Questo perché? Perché quello che vogliamo condividere oggi insieme è che anche c'è un fenomeno molto presente anche in Italia, ma non solo in Italia, all'estero, di fondazioni cosiddette dormienti. Questo cosa vuol dire? Cosa sono? Le fondazioni dormienti, intanto è importante evidenziare che non sono tracciate in maniera puntuale, quindi non vi sono dei numeri precisi di quante siano attualmente in Italia. Sicuramente quello che sappiamo è che
lo slancio di creare una fondazione, quindi di dar vita ovviamente a un veicolo filantropico, a volte non viene sufficientemente ponderata e quindi la stessa famiglia o i membri della famiglia non riflettono a sufficienza su quelle che possono essere poi le implicazioni anche da un punto di vista gestionale, operativo. E di conseguenza in alcuni casi una fondazione che è stata costituita poi rimane dormiente perché in qualche modo l'operatività e tutta la parte di gestione non viene poi portata insomma, avanti. Insomma si parte ma poi ma sì. Poi in qualche modo si rallenta o in alcuni casi ci si ferma proprio. La riflessione quindi nel caso in cui non ci sia già un'attitudine a voler diventare anche molto protagonisti e prendere in carico la gestione operativa e investire in risorse umane all'interno di questa fondazione può essere proprio quella di un fondo filantropico. Fondi filantropici, visto che stiamo parlando di fondazioni, li contestualizziamo, spesso in Italia si trovano all'interno delle fondazioni di comunità, delle fondazioni comunitarie, che in Italia sono oltre 50, di cui alcune sono state proprio delle prime fondazioni, quali ad esempio la Fondazione Comunità Comasca, che ha proprio dato avvio ai primi fondi filantropici. Oppure ci sono esperienze, come ad esempio il Fondo Filantropico Italiano, che crea e supporta ovviamente nella direzione di andare poi a creare quelli che sono delle fondazioni e quindi dei fondi. Grazie, quindi diciamo tre driver che sono alla base delle motivazioni che portano alla nascita di una fondazione. Ma Lucia, ci sono requisiti particolari da rispettare quando si decide di mettere in piedi una struttura come questa? Può farlo chiunque? Allora, sicuramente è un aspetto molto importante che ha subito poi di recente anche un'evoluzione. Il termine stesso di fondazione in qualche modo porta nell'immaginario di tutti noi immediatamente l'idea che appunto ci sia un patrimonio che viene destinato ad una causa sociale che viene allocato all'interno appunto di questa fondazione. Il patrimonio che viene allocato ha subito, diciamo, soprattutto ultimamente con l'avvento del codice del terzo settore, anche un ridimensionamento, quindi ad oggi dal punto di vista di capitale che deve essere investito non sono sicuramente degli ammontari che possono porre dei limiti per la Costituzione. Più attenta invece deve essere la riflessione sulla, come abbiamo detto prima, gestione poi di questa fondazione. L'altro aspetto è che sicuramente ci si deve chiedere nel momento poi sempre della Costituzione della fondazione e poi se questa fondazione la si voglia far, diciamo, iscrivere, registrare appunto all'interno del codice del terzo settore come ente filantropico e quindi decidere anche quale poi debba essere un po' il suo disegno poi di intervento nella comunità. Abbiamo già accennato a qualche numero, le fondazioni di comunità una cinquantina ci dicevano. Oltre 50 adesso, esatto. Esatto. Ci sono, possiamo avere una prospettiva numerica dello scenario attuale per quanto riguarda le fondazioni di famiglia in Italia? Quante sono? Abbiamo un'idea? Allora, intanto sicuramente è molto importante collocare le fondazioni di famiglia o appunto in alcuni casi il confine, abbiamo detto, è molto labile tra le fondazioni di famiglia e le cosiddette fondazioni di impresa, le corporate foundation, perché ove la famiglia è anche ovviamente all'interno poi del business e dell'azienda e soprattutto i membri, i fondatori sono membri della famiglia, in alcuni casi non è un confine, diciamo così, labile. Se dobbiamo andare a inquadrarle, sicuramente noi sappiamo che in Italia ci sono oltre 300.000 organizzazioni non profit. All'interno di queste organizzazioni non profit c'è la categoria, chiamiamola così, delle fondazioni e le fondazioni rappresentano attualmente circa un 7.000, diciamo, entità. All'interno però di queste entità ovviamente quello che va considerato è che ci sono sia fondazioni di origine appunto comunitaria, quindi come abbiamo visto prima, fondazioni di origine bancaria che invece hanno un elenco molto preciso e puntuale che è quello che si trova anche all'interno ovviamente dell'ACRI, che è l'associazione che le rappresenta, e quindi sono 86 fondamentalmente, mentre quando si parla di fondazioni di famiglia e fondazioni corporate non esiste un elenco ufficiale in cui andare a trovarle, ma soprattutto sono in continua evoluzione, perché ovviamente ne nascono continuamente di nuove fondazioni e quindi è un fenomeno sostanzialmente molto in movimento. È un trend in crescita? È un trend in crescita sicuramente, anche perché, come abbiamo visto,
consente di risolvere, se vogliamo usare un termine un po' pratico, e rispondere a diverse esigenze. Quindi ci può essere un'esigenza familiare, un'esigenza, abbiamo detto, più familiare e di creazione anche di coinvolgimento di un veicolo in cui anche creare dei momenti di scambio tra le diverse generazioni. Ci può essere un'esigenza maggiormente di reputazione, se vogliamo, non immagine, ma proprio di reputazione, di solidità che si vuol dare alla propria magari azienda, e anche di veicolo con il quale potersi muovere in diversi contesti. Quindi una fondazione, ovviamente essendo un ente senza scopo di lucro, può ovviamente permettere alla stessa azienda di intervenire in diversi contesti. E poi ci possono essere, dalle esigenze più banali, tra virgolette, di razionalizzazione, focalizzazione di quelle che magari sono delle attività che si stanno portando avanti su diversi fronti e che non hanno una regia comune, e la fondazione ovviamente permette di rispondere a questo tipo di esigenza. Grazie, grazie molte Lucia per queste informazioni. Sicuramente ora abbiamo chiaro, più chiaro, come si costituisce una fondazione di famiglia, quali sono le motivazioni alla base, e abbiamo anche fatto una panoramica di quelli che sono i numeri di queste realtà così importanti per il nostro paese. Ci ritroveremo nella prossima puntata di Fondazione in Dialogo, e sarà l'occasione per fare una riflessione su il modello di intervento e le aree di sviluppo delle fondazioni di famiglia. Grazie mille. Grazie.